Ciao ragazzi, questa è la mia Anet A2. Rispetto alla configurazione originale presenta alcune modifiche. Possiamo notare che la stampante è montata su un box che ho realizzato con del profilato di alluminio 45x45 e due strati di laminato. Questo è il laminato da 5 mm su cui è fissato il telaio della stampante. La comodità di questa soluzione è che la stampante può essere tranquillamente spostata. Basta collegare il cavo della corrente e state a posto. In quanto nel box sotto c'è tutta la parte elettronica. La bobina del filo è agganciata lateralmente al telaio. Questo l'ho fatto anche perché in casa non ho uno spazio dedicato alla stampante 3D e spesso per stampare devo spostare in una stanza in cui non dà fastidio, visto che le stampe possono durare anche svariate ore. La stampante è stata avvitata a questa base. Tutta l'elettronica che avevamo in vista sul montante è stata spostata al di sotto del. Il display inizialmente era montato sulla parte alta della stampante, qui, è stato spostato al di sotto, realizzando dei supporti ad hoc in alluminio. Volevo evitare di andare a premere i pulsanti sul telaio dove avrei potuto causare delle vibrazioni sulla stampa. Oltretutto qui è molto più visibile e comodo. Il telaio della stampante è stato avvitato sul laminato da 5 mm utilizzando i dadi AT che vengono forniti con la stampante e delle viti da 5 mm. È stato avvitato sia il longherone dell'asse X che dell'asse Y. In corrispondenza dei vari motori sono state realizzate dei fori per fare andare i cavi direttamente nella parte bassa del box. Anche sul display non vediamo cavi che escono perché passano sotto la parte dietro della stampante. Ha la stessa caratteristica. Il motore ha i cavi che vanno direttamente all'interno del box, così come il fine corsa e il motore. Quest'altro motore qui. Qui ho messo una catena portacavo per far sì che il movimento del piano e i cavi in movimento non disturbassero. Qua dietro ho messo una vaschetta per la connessione del cavo da 220 volts e un interruttore che toglie l'alimentazione a tutto. Qui dietro ho invece installato una prolunga USB. Sempre per un discorso di portabilità, ho deciso di realizzare un supporto per la bobina. Così che posso prendere la stampante e spostare tutto insieme con pensiero di bobina. Una modifica direi interessante è il capovolgimento dell'asse Z. Il motore in precedenza stava fissato sulla parte alta del telaio, era molto evidente la tendenza a fettere. Con questa soluzione il motore è completamente in appoggio sulla base, il giunto elastico lavora a compressione. L'unica accortezza che bisogna avere per adottare questa soluzione, oltre a realizzare il piastrino di alluminio su cui fissare il motore, è invertire i cavi del motore. Spostandolo da sotto a sopra dobbiamo invertire la rotazione del motore. Altra modifica che ho fatto è spostare il motore dell'estrusore. Il motore dell'estrusore stava insieme al motore dell'asse Z sulla parte alta del telaio. Io ho preferito spostarlo in questa posizione,
perché nella parte alta il tubo di teflon che alimentava la testina faceva una doppia curva e non mi sembrava una soluzione ideale per lo scorrimento del filo di ABS o PLA che sia. Quindi ho deciso di montarlo tramite questa staffa che ho realizzato in alluminio. Un po' quello che viene fatto sulla Tevo Tarantula, che è molto simile come configurazione. Oltretutto, avendo montato il supporto per la bobina nella parte bassa, l'alimentazione è molto lineare verso il motore dell'estrusore. Un altro consiglio che vi do è questo, di andare a mettere un pezzettino di spugna sul filo. Questo vi pulirà il filo prima che arrivi all'estrusore, quindi eventuale presenza di polvere verrà bloccata da questo pezzettino di spugna. Altra modifica che vediamo sulla stampante sono queste staffe qui. Questo serve a far sì che il ponte si mantenga sempre in squadro. Non so se avete visto i video precedenti, comunque sia la stampante ha subito delle modifiche sul telaio per irrigidirlo. Infatti tutti i profilati sono intestati tramite bulloni. Ok, questa è la parte sotto del telaio. Non vedete installato il secondo pannello di laminato perché volevo farvi vedere come ho disposto l'elettronica. E nel secondo pannello di laminato ci sono due ventole che mantengono un'adeguata ventilazione del box. A livello di elettronica cosa troviamo? Troviamo l'alimentatore originale che ho dovuto unboxare, cioè a cui ho levato la copertura originale perché diversamente non mi sarebbe entrato all'interno del box. E le componenti elettroniche che prima erano montate sullo chassis del telaio d'alluminio sono state fissate sul profilo d'alluminio del Qui abbiamo il flat del display che viene bloccato e arriva fino alla scheda elettronica. Abbiamo due MOSFET che servono a gestire la corrente verso il piano riscaldato e verso l'estrusore. Questo per far sì che sulla scheda ci siano soltanto i segnali di comando per l'accensione e lo spegnimento del piano riscaldato dell'estrusore. Ho dovuto installare una prolunga per la scheda di memoria e questa prolunga va sul connettore originale. La prolunga serve per portare fuori la scheda di memoria. Stessa cosa è stata fatta per il cavo USB che abbiamo visto sulla parte dietro della stampante, fissato sopra il telaio. In aggiunta ho installato dei TL Smoother, sono dei diodi, ho preso la versione a 8 diodi per ogni canale che dovrebbero mitigare, comunque sia correggere la tendenza della stampante a fare delle superfici con un effetto salmone. Un'altra cosa molto carina, un mio amico mi ha passato l'STL per stampare le chiusure di questo display qui. Oltretutto i tasti arrivano più a filo, quindi sono anche più comodi nell'utilizzo. Altre piccole modifiche riguardano questi pomellini che consentono la regolazione del piano. Sul piano ho installato un vetro
recuperato da uno scanner. Devo dire che finora si comporta benissimo. E per garantire l'adesione delle stampe utilizzo la lacca. La lacca mi sembra che si chiami Splendor, costa 2-3 euro al supermercato e devo dire che è ottima. Basta una spruzzata e ci fate molte stampe. All'estrusore è stata aggiunta una ventola tangenziale con il suo diffusore. Qui, come dicevo, troviamo il lettore della card. Dopo nella descrizione vi lascio i link ai vari elementi che ho aggiunto, in modo che se vi interessano potete acquistarli. Spero che il video vi sia piaciuto, che le modifiche proposte possano essere interessanti e che vi possano essere di spunto per la vostra stampante 3D. Thank you.